Buonasera e bentrovati ad un nuovo appuntamento con Driver TV Programma interamente dedicato al mondo dei motori, al mondo delle corse Ideato, creato e condotto insieme a me dall'immancabile Grande Pacca, Marco Paccaniella Buonasera a tutti, buonasera Corrado, bentrovato Buonasera Marco, ci ritroviamo oh. sempre nelle stesse posizioni Via in, in realtà dovremmo sarà il contrario Tutti i sì, guidi beh, io beh. Che, che do le note Vabbè, Visto che stai dando le note dovresti <ride> stare lì al tuo posto Però va bene, mi adatto a stare adesso. Lo facciamo per creare un po' di confusione dal nostro regista esatto, che così esatto. Non sa dove, dove inquadrare dove andare, ovviamente, come sempre partiamo scherzando, ma questa sera continuiamo con il nostro argomento preferito. Continuiamo a parlare di giovani talenti nel mondo del motorsport. Ci spostiamo dal nostro Matorelli. Questa sera andiamo in pista. pista eh. E che piste, perché chiaramente parliamo dell'autodromo che tutti quanti conoscono: Tempio della, Tempio della velocità, Monza e altri autodromi molto conosciuti eh, nel, nel territorio italiano. E dicevamo, continuiamo a parlare di un uh, giovanissimo talento. Ehm, Classe 2002, e già questo dice tutto, quindi è veramente, veramente Sei giovanissimo. Che si è già fatto molto valere nel mondo del kart a livello italiano ma anche internazionale. Quindi, fin da subito ha fatto capire che insomma, il piede, il piede cera, c'era e non solo il piede è stato il più giovane pilota di sempre a partecipare nel 2019 a soli 16 anni al campionato Nascar e anche questo è una cosa della quale si può fregiare. Esatto. di cui parleremo questa sera e dopo aver partecipato nel 2020 al campionato Porsche Carrera Cup Italia quest'anno invece ha preso il via al campionato itali italiano Gran Turismo Endurance con la Ferrari 488 GT Challenge è reduce dall'ultima gara del campionato, l'abbiamo proprio strappato eh, eh, quasi dall'auto dall portato dall via <ride> Esatto, <ride> Talento cristallino del Circus automobilistico con noi a Driver TV questa sera in studio c'è Alessio Bacci. Buonasera Ciao, Alessio. Buonasera a tutti. Ciao Alessio. Uh, grazie per essere venuto Grazie, grazie a voi per avermi ospitato. E... benvenuto e ti abbiamo strappato come dicevamo dal, dal circuito, appena passata l'ultima gara partiremo proprio parlando da quella. Grazie per esserti no, fermato qui a voi. nelle nostre zone eh, perché Chiaramente lui non, è, non abita proprio qui dietro l'angolo Si sente l'accento toscano. Infatti a noi la, la parlata <ride> la, la, è, toscana. toscana garba sempre tantissimo, <ride> e quindi parleremo poi anche del tuo paese, perché c'è un'altra bella cosa da dire, ma non anticipiamo troppo. No. Andiamo per ordine, le cose da dire sono tantissime. Come dicevamo prima di iniziare la registrazione, il nostro pubblico è più avvezzo ai rally, quindi ti faremo anche un po' spiegare, certo, magari come, Speriamo. Funziona, Speriamo allora come, esatto, come funziona, esatto, come mondo. funziona il mondo, vediamo di fargli appassionare anche il mondo ah, il della mondo pista. Della... Della GT e delle Endurance. Allora, partiamo dall'ultima gara, è appena, appena terminata. Sì. Le cose non sono, sono andate. andate benissimo, proprio però... bene, 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 come tutti quanti speravamo. e Partiamo proprio da lì dall'ultima gara, appunto a Monza del, dello scorso weekend. Ricordiamo che, che le gare erano quattro a maggio per Gusa, che è andata piuttosto bene, ne parleremo. C'è stato il Mugello nel mese di luglio. Valle Lunga a settembre e abbiamo proprio chiuso lo scorso weekend a Monza. Noi Facciamo tutto il contrario e ripartiamo da gara. <ride> Vai, raccontaci un po' come. Niente, l'ultima gara è partita in maniera, subito dal venerdì: in maniera disastrosa, col fatto che abbiamo subito avuto problemi elettronici da, direttamente dal venerdì, riuscendo a fare solo il primo turno di prove libere è andato un po' diciamo siamo riusciti a fare un giro a testa eh, siamo tre piloti siamo riusciti a fare solo un giro a testa per uno e poi sono cominciati i problemi elettronici Allo, io quando sono sceso dalla macchina è montato il mio compagno Fidel spagnolo e niente no, non è riuscito neanche a terminare un giro per questi problemi elettronici la sera si, abbiamo cambiato tutto alla macchina si sono messi a sistemare l'auto sabato mattina Abbiamo iniziato eh, con il primo turno di libere non riuscendolo a fare, neanche quello, per eh, di nuovo problemi. Questa volta non più eh, riguardanti il, cabla il cablaggio dell'auto, ma riguardanti la centralina. Abbiamo cambiato la centralina, siamo partiti per le qualifiche, le qualifiche siamo riusciti a farle molto bene, anche se eh, non avendo mai provato la pista eh, con eh, l'auto, la, non avendo mai fatto le prove, ci siamo trovati un po'... Un po di riferimenti difficoltà, sì, diffi perché con le gomme nuove non avevamo provato il venerdì, perché non avevamo girato, comunque siamo riusciti a fare la terza posizione in qualifica, perciò diciamo i nostri compagni hanno fatto primi, però noi non potevamo fare, <ride> fare, fare, di, fare, più. Di, fare di più di quello che abbiamo fatto. Niente, Dopo sabato la macchina era a, a posto, super, super a posto, domenica mattina arriviamo in gara che era alle 14.40, incerti su bagnato, non bagnato, mm -hmm. quello che si Insomma, parte che con le gomme è... rain. Arriviamo, facciamo il primo giro alla pitlane, l'hanno aperta per più minuti eh, per la possibilità di scaldare ancora meglio le gomme, prendersi i riferimenti. Partiamo, eh, subito problemi alla, nuovamente alla centralina. Cerchiamo in griglia di partenza, ma il tempo è limitato, cioè abbiamo 5 minuti, tra, eh, a 3 minuti le macchine devono essere a terra, i meccanici devono uscire, rimane solo uno. Cerchiamo di fare reset alla centralina per partire e la macchina i primi, subito, dal primo momento dopo la partenza, dobbiamo subito fermarci. E niente, è stato un, un susseguirsi di problemi. Abbiamo provato, abbiamo cambiato la centralina in gara. La macchina dopo andava e quando sono salito io ho fatto lo stint, quasi tutto il mio stint, all'entrata della safety car per un incidente... Abbiamo trovato di nuovo il problema, si è riscontrato il problema, la macchina durante la prima parte della scaria mi si è spenta in mezzo alla scaria, ho fatto un reset della centralina al volo, sono ripartito, e però ha cominciato, dopo non era più la centralina, ma la centralina ha cominciato a dare problemi sul cambio, perciò fatto, ho finito tutto il mio stint tra safety car e non safety car riuscendo a girare con tempi abbastanza buoni ma non avevo né la quinta né la settima con la sesta limitata a 3.000 giri e sul rettino di Monza arriviamo giù a 2.90 a 200 all'ora e basta con eh, la limitata su 3.000 giri era un po, di, un po' in difficoltà poi le, le prime 3-4 marce per fortuna funzionavano almeno per la prima usi, variante esatto. non è che le usi tanto no, la prima non è inesistente la seconda, giusto la prima variante certo. poi dopo è tutto quarta, quinta, quinta sesta sì, e non, abbia, non avendo le Marcia eravamo un po' in difficoltà. Facciamo il cambio col mio pilota, con Ciccio Lamazza, il mio compagno, ma non, niente, non riusciamo a risolvere il problema. Loro, quando durante il cambio gomme, durante il cambio pilota, che abbiamo un tempo predefinito per fare questo cambio, eh, non eh, riescono a la centralina. Lui riparte, ma la macchina ha continuato ad avere ulteriori problemi. A 20 minuti dal termine della gara abbiamo, la macchina si è spenta. Abbiamo provato, ma abbiamo deciso di ritirarci perché non, non c'era più. <coughs> dopo aver dopo per, eh, per provato tutto, ma non c'era no, più. Anche perché ti viene, ti viene abbastanza nervoso No, perché <ride> quando era un guasto, <ride> purtroppo quando c'è un guasto elettronico no, eh, non sai più dove fare, cioè quando cambi tutto dell'auto poi eh, magari che ne sappiamo noi se sì, riguardo, è nel cablaggio. È un sensore, una stupidata che poi sul banco quando rimane una macchina in officina riesci a trovarlo, riesci a trovarlo. con l'elettronica. con poi la compiuta, Ci sono con, eh, 20 km di, senso... di cavi e <ride> è impossibile riuscire a trovare <ride> esatto. qual era il cavo. Anche se i ragazzi hanno lavorato tutta la notte sia venerdì che sabato notte per, che era tutto a posto, la cosa che ci ha un po' rimasti Basita è il fatto che eh, l'auto sabato sera funzionava. Cioè era tutto era perfetta, eh, era quindi... perfetta. Cioè siamo ah. In qualifica abbiamo girato tutti i nostri giri, siamo riusciti a far tutto. Invece ci siamo trovati così. Come entrava. si suol dire? Sono i misteri dell'elettronica. I <ride> misteri, è vero, è vero e lì come si fa a mantenere la concentrazione mentre sei appunto 200 all'ora con tutti questi problemi e nel frattempo devi anche andare piuttosto veloce Avevamo, e stare attento anche a tutti sì, gli altri sì, eh? perché arrivavano le macchine eh. più veloci, cioè poi noi corriamo insieme anche alle GT3 perché noi facciamo la GT Cup perciò le macchine sul rettilineo eh, in configurazione come chiamano i challenge andiamo più forti le GT3, ma loro in percorrenza di curva vanno molto più veloci di noi perciò bandiere blu è stato un po' un calvario, poi mi sono trovato in una parte più difficile di gara dove ho trovato anche la serie dove la macchina a volte andava, e a volte non andava, è stata un po' veramente un, una sfida. però noi stavamo lottando per vincere il campionato, che esatto. è andato ai nostri compagni di, di squadra, l'hanno vinto loro. infatti. l'avete portato a casa, il a casa? come squadra? Come squadra. Ovvio. Non Preferivate voi essere sul essere più no, alto? sul gradino più alto, però è andata così. Ci proveremo il prossimo anno per vedere se riusciamo a, a far questo. Niente. Rimane un po' di, di amaro in bocca, sì, immagino, perché quando sì. non è colpa tua, ma è la macchina è la che ci segue. Che non fa team, quello che vuoi, eh. che non ti, non ti supporta per quello che deve fare lei, le cose ti. ti sì. Ti danno... A fine gara ho parlato anche con Paolo, il padrone del team insieme a Manfredi. Paolo, che lui ha un'esperienza grandissima nel mondo del motosport, avendo corso da professionista fino allo scorso anno in Ferrari, e mi ha detto non potevamo farci niente quando sono queste cose qua. È il weekend, eh, weekend è storico. Parte male. Purtroppo finisce peggio. è andata così. Eh. Siamo partiti già dalla prima gara che abbiamo avuto qualche piccolo problemuccio, ma è subito risolto. Si, deve si, deve... si vede che anche l'ultima gara doveva andare, doveva andare così. Purtroppo no. non possiamo Sono le farci corse. niente. Fanno sì, le è stato, fa parte di un anno un, anno un po' di problemi vari tra Mugello, tra... Però, eh, nonostante quello, siamo riusciti, insomma, a cavarcela abbastanza bene. Certo. Cerchiamo di tirarti su un po' il morale facendoti parlare invece della prima gara, che quella invece ah, è, andata, quella è, andata quella è andata bene, bene. Percusa a maggio, apertura del campionato. Lì mi sembra che tutto è, andata, è andato come sì, doveva. Sì, lì è andata bene. Lì siamo partiti. Ah, io non ho mai visto la pista di Percusa come i miei compagni, non avevano mai visto la pista di Percusa, perché è una pista dove venivo usata per i test Pirelli, ma una pista. Allora, a mia visione, è una pista anche tra virgolette pericolosa perché è una pista parecchio veloce. difficile, veloce, piena di cordoli, piena, poche vie di fuga. Una pista dove bisogna essere cento volte più concentrati di una pista normale. Poi, la pista in sé per sé è una pista tra virgolette stupida perché è una pista veloce, non è che ha molte curve dove tu devi avere tecnica, ma lì devi aver. Cosiddetto cioè, pelo, pelo sullo, sullo stomaco. stomaco, perché soprattutto quando arrivi al Schumacher che passi in mezzo a due muri infatti di gomme. Abbiamo visto un attimo fa il passaggio. Sì, che lì passi in passa... mezzo a due muri di gomme veramente piccoli, che devi, cioè lì o passi o, o, o la prendi picchi, le gomme. O la pi, <ride> la problema, infatti, tanti incidenti sono stati in gara, tante macchine. cioè Per Gusa, è è, sono contenti tra virgolette i team, perché quando arrivano in fondo. Eh, cioè, è andato tutto bene, è andato non è stato tutto tutto distrutto niente. <ride> perché <ride> le integra. macchine arrivano sempre distrutte, cioè a fondo della, della gara. Ogni macchina, tornare. quando tornano al capannone, devono essere tutte rifatte da capo, sia i rialzi che tutto, perché le macchine con la pista le distrugge. Niente, noi siamo partiti da, dal venerdì con una strategia diversa da tutti gli altri. Uh, girando con la 458 invece con la, che con la 488 per impararci la pista in modo da preservare la nostra auto per riuscire per i motivi di qui <ride> sopra infatti si è vista questa strategia perché gli altri si sono trovati molto in difficoltà già dal sabato che cominciavano le prime rotture perché è una pista che è proprio quella che distrugge l'auto cioè mm. te non sei, un, non sei sicuro di arrivare in fondo alla gara essendo una gara di, di durata difficilmente perché è chi li si rompe il radiatore chi li si rompe un ammortizzatore le, anche perché a vedere a le vedere bombe. le immagini, diciamo, c'è molto l'asfalto, sì, non è, non perfettamente è liscio, sì, no. ci sono molti, molti movimenti della macchina, per cui sicuramente anche, anche quello va a influire un po' negativamente sull'equilibrio diciamo, generale della macchina. È vero, è vero. Ma siamo partiti subito, facendo dal venerdì, insomma, le prove molto bene, riscontrandoci già tra le prime posizioni. Il sabato siamo partiti, abbiamo preso i riferimenti col, con l'auto e abbiamo subito fatto primi nelle, nelle prove e poi dopo è arrivata la qualifica, subito siamo, abbiamo fatto la prima pole position e siamo andati subito benissimo. Eh beh. Il giorno dopo siamo partiti per la gara, anche se eh, anche un mio compagno non stava benissimo per, a livello fisico perché c'è stata un po' in, tra virgolette un'epidemia a la, la Pergusa, di tutti i fa abbiamo fatto la gara noi con metà dei meccanici per un'epidemia un intestinale, tutti stavano male, il nostro ingegnere non c'era, era un po' è stata una gara anche <ride> lì, eh, tutti i team eh, in, avevano questo problema perché non, non si sa dove è venuto, ma c'era questo virus nell'aria. Uh -huh. Per fortuna a me eh, non, mi ha, non mi ha toccato, il mio compagno la sera prima della gara è stato non benissimo, però ce l'abbiamo fatta a, a fare la gara, a portarla a termine, a vincerla. Con eh, molto di distacco dagli altri, eh sì, tra l'altro, abbiamo esatto. vinto con. Siete partiti tanto... proprio col botto Sì, sì esatto. siamo partiti molto Nonostante <ride> bene. Nonostante tutte le difficoltà, siete pronti via. Tac, gradino più alto, Ancora. ti lascio su un gradino più alto. Noi ci dobbiamo fermare perché, esatto. come sempre, il, il tempo è tiranno. Fermi sul divano con le cinture di sicurezza allacciatissime Torniamo fra un minuto con Driver TV. Vendita e noleggio di auto nuove, usate, di importazione e a chilometri zero. Autotecnica la potete trovare a Torre Boldone in via Lombardia 57 oppure presso l'area di servizio IP Ossola Top Car in via Regione Nosere 12 a Domodossola. Garanzia ed assistenza post vendita, servizio pneumatici completo e controlli accurati su ogni vettura consegnata sono solamente alcuni dei servizi Autotecnica. Passione e qualità ti aspettano da Autotecnica. Di nuovo in studio con Driver TV, abbiamo lasciato Alessio sul primo podio, gradino del podio, esatto. podio per Pergusa. <ride> ti abbiamo lasciato lì per tutta la, la durata della pubblicità. Si è finita la bottiglia di champagne, <ride> <ride> è un brindisi di esatto. durante la, la pubblicità. Continuiamo, archiviata Pergusa che, come detto, nonostante tutti i vari problemi è andata si molto è andata bene molto perché l'avete vinta la grande. E passiamo al Mugello dove invece le cose non sono andate bene. La, la fortuna non ha girato dalle nostre parti a Mugello. Siamo partiti, io neanche Mugello non l'avevo mai vista, abbiamo iniziato a girare dal venerdì, sono andate molto bene sia le prove che la, che la gara, cioè che la, che la gara che le qualifiche, abbiamo fatto secondi in qualifica, nelle prove eravamo sempre tra i primi tre. In gara eravamo primi e ci è successo che per un piccolo errore di un nostro compagno di squadra, siamo, abbiamo dovuto terminare la gara lì per un, perché lui ha avuto un contatto con un altro pilota e di conseguenza è andato anche a muro e la macchina di si è sì. completamente distrutta no? proprio no? In, in, in irriparabile non c'era la possibilità di continuare no? si è aperto un cerchio a metà, ah. la macchina è proprio distrutta a muro eh, cioè, no. Anche perché modo. poi a quelle velocità lì quando vai a muro fai danno, sì. non c'è stato modo, lui circa, ha picchiato circa 200 ah, ah, muro, non c'è stato modo, ma ci ha picchiato di fianco, però sì, sì, gli è tutta a... la fiancata quindi macchina è sì, andato ha, ha avanti, ha, ha fatto due giri con la macchina così. Poi dopo è scoppiata anche una gomma, ha tagliato tutto il cerchio. Perché se, se era rotta una sospensione ha aperto la gomma, ha aperto il cerchio come una lattina di tonno, e lì proprio è arrivato con la macchina a box, ma. Ti era... piange il cuore era... di una Ferrari che viene maltrattata piangere, in questa era, maniera. era da piangere questa <ride> mano, sì, veramente... sì, sì, sì. eh sì, eh, fa sempre parte, da, delle, gare, fa sempre parte de, delle, sappiamo, delle gare. Delle competizioni delle gare bene, tutto. succede in e pista, quindi... succede ancora di più, forse nei rally, ah, perché sì, anche lì anche... il contatto è all'ordine del diario. Non è il contatto macchina su macchina, <ride> ma è il con contatto o... con i guarrelli, gli alberi e via dicendo. E quindi lì un po' di amore in bocca, eravate partiti molto bene. Anche lì stavate andando sì, molto stavamo bene. Stavamo andando a vincere la gara e poi non siamo sperare. riusciti né a salire né io né il mio compagno Samuele perché proprio è successo non i primi dieci minuti di gara. E, era la prima partenza di lui nel, nel primo stint, lo stint di quella partenza, un po' di tensione, un po' di roba. Capita a tutti l'errore. Certo. Chiaramente. Beh poi saranno così. anche loro giovanissimi come te. Sì, lui è ancora più giovane di me. Eh, quindi sai, anche l'esperienza poca esperienza nel esatto. mondo del kart, poi ha portato a questa, a questa cosa qua. Però non possiamo farci niente, cioè, Ci non possiamo sta. veramente farci niente. E la sfortuna poi non ti ha abbandonato perché a settembre dovevi andare a Vallelunga e invece problemi fisici ci stai fisici, questo sì. mal di schiena che ti accompagna. No, questo mal di schiena qua non ti eh, ha permesso di correre. No, non mi ha permesso di correre, ho dovuto fare quasi due mesi di lunga riabilitazione dove è ginnastica dolce, perciò ho perso allenamento. Perché io tutti dei giorni mi esco in bici da corsa, vado in palestra, ho perso allenamento fisico e prestazionale, perciò abbiamo deciso insieme al team, insieme al fisioterapista, insieme ai miei preparatori di non provarci, di non rischiare di far danni o fare sì. robe perciò abbiamo preferito saltare quella gara e prepararci bene per Monza si sono già messi d'accordo alla fine del prossimo blocco pubblicitario pacca da buon fisioterapista <ride> di, tra le di mani su starvi? Alessio per risistemarlo e prepararlo al terzo blocco <ride> ovviamente <ride> si scherza e poi appunto arriviamo a Monza come detto come già anticipato in apertura e la gara è andata è come è andata è un peccato perché con un Mugello diverso mi dicevi che magari che poteva arrivare un sicuramente risultato eh, sì, un risultato diverso quindi ti rimane un po' di amore in bocca sì. però è la giusta rabbia per, per riprovarci per per prossimo essere l'anno prossimo, prossimo con le diciamo le unghie tirate per, per cercare di portare a casa il campionato l'hai anticipato tu qualche curiosità su come ti prepari fisicamente ma anche come hai preparato la stagione e so che avevi All... fatto dei test sì, quindi ho raccontaci fatto un po' come è stata la mia la mia preparazione. preparazione fisica la faccio dall'HP Training Studio con Federico Edoardo e Nicolò che sono dei ragazzi molto giovani molto bravi veramente nella fisioterapia e eh, fisioterapia negli allenamenti mm. sono veramente eccezionali seguono soprattutto Federico e adesso sta iniziando essendo anche Edoardo, seguono in pista proprio direttamente piloti avversari e non anche fino ai campionati di, del mondo, mm -hmm. sicché hanno veramente un grande pacchetto di, pilota, di piloti, sanno come, come allenarti al meglio. Poi esco in bicicletta da corsa con uh, un piccolo gruppo a Forte o di, insomma con amici che escono, tutti i professionisti, o ex professionisti o gente professionista in bicicletta, dove ci spariamo i nostri 80, 100 km, 70, dipende dalle giornate. Mm -hmm. Poi quando ho tempo, oltre alla palestra e alla, alla corsa, a me piace andare a giocare a tennis, perciò gioco a tennis con il mio maestro. Oppure, niente, il resto delle, degli allenamenti faccio il simulatore, eh, faccio i riflessi con le lights. Eh. Sì. E poi dopo ti testa in pista. Che durante l'inverno maggiormente fa facciamo sul circuito di Cremona, facciamo questi test, proviamo l'auto, proviamo le diverse pressioni, gomme, e diversi assetti. Perché Cremona è una pista molto diciamo, ti aiuta molto, molto intuitiva, guidata, allo stesso tempo veloce, perciò no, ci piace molto allenarci lì. Parliamo anche un po' dell'auto, nel senso che esatto. la Ferrari 488 diciamo. Cilindrata, cavalli, tanto per diciamo, far capire ai nostri la... telespettatori di cosa stiamo parlando. La 488 che ci corro io è in configurazione Challenge, diciamo che è una, è una macchina che deriva dallo stradale. È molto non è simile, però diciamo che eh, come componentistica anche all'interno, quando, quando entri, se chiudi gli occhi, ti ricorda un po' la 488 stradale, ma non è proprio così, con il suo volante quadrato stile Formula 1 con tutte le sue varie pulsantiere che ci sono all'interno. La macchina ha 700 cavalli, in configurazione challenge è leggermente diversa dalla GT3, un po' meno aerodinamica, ma con un motore più potente della GT3, perché quando arriviamo in fondo al dritto andiamo circa 20 km/h più forte. La macchina è una macchina non molto difficile ma è molto intuitiva devi riuscire a, capi a capire molto bene quando arrivi in curva devi dargli i suoi tempi non, non è una guida non è iperreattiva no, non come è un GT3 che è non è, è un preciso. GT3 anche in mi frenata dare... eh, oh, è una frenata meno potente del GT3 avendo provato anche il GT3 eh, che mi è stato fatto provare a agosto grazie al team eh, è un po'... Po diversa, è una però, macchina, diciamo, sì. una via di mezzo tra una macchina da corsa e una macchina, una macchina stradale, Quindi a livello di ciclistica le sospensioni e i bracci sono su p... gommini, sì. quindi giustamente come dici Dali devi dare il suo tempo di, di rollaggio, di appoggio, di, di coricare per poter Bravo. entrare in curva e essere così. Quindi non è precisa come se fosse un, su un unibal. Bravissimo, invece il CT3 quando l'ho provate a un binario... Unico, cioè sembra di essere sui binari del tempo. In più, treno. la G3 hai tanta aerodinamica perché hai l'ala dietro, il suono davanti. quando ti fermi, cui... cioè quella quando lasci il freno, già senti che la macchina sta frenando grazie all'aiuto dell'aerodinamica. Anche le frenate sono molto più avanti, cioè noi freniamo in, so, in generale nelle piste su 150 metri col GT3 cominci già a frenare sui 90 metri. Quando arrivi, come dicevi Rina, 290 all'ora, frenare a 90, ah, 90 metri e 150 metri, cioè è, è una bella differenza. La, la cosa è una, differenza. è una bella differenza. Ci vuole un bel pelo, pelo come dicevamo all'inizio. È fondamentale sì, anche sì. quello, anzi, è soprattutto quello. Ehm, allora Abbiamo ancora un sacco di cose da dire esatto. Perché nonostante la giovanissima età Alessio ha già un curriculum di tutto rispetto Ha fatto tutte le trafile eh sì, <ride> E quindi adesso nel terzo blocco Come facciamo sempre esatto. Andremo a farci spiegare un po' come è partita la passione I primi passi fatti E i vari passaggi che ho menzionato in apertura di trasmissione Prima di, di entrare nel, Noi lo chiamiamo il senza tuta Ci togliamo la tuta E ci racconti un po' anche dell'Alessio Persona, Insomma non solo dell'Alessio pilota C'è una cosa importante Prima hai detto che vai in bicicletta, abiti in una zona sì. meravigliosa. Ti invidio tantissimo perché <ride> Pietrasanta è la zona forte di marmi e quant'altro. Insomma, già solo eh. per il fatto che c'è un mare meraviglioso, delle zone meravigliose. Nel 2019 parlo proprio di Pietrasanta. L'amministrazione comunale di Pietrasanta ti ha insignito del titolo Portatore del nome dei valori di Pietrasanta nel mondo. Sì. Eh, due parole su questa cosa ce le devi assolutamente fare perché penso che sia un onore. Sì, praticamente ti è andato le chiavi della città. Eh. Sì, alla fine <ride> sono, sono, <ride> mi hanno dato questa cosa, qua, è stata una bella emozione, perché mi hanno dato la loro bandiera la, e questo patrocinio di poter portare sulla tuta il nome di, di Pietrasanta e portarlo per il mondo, perciò è stata una grande soddisfazione per me. Le ringrazio, ringrazio tutta l'amministrazione comunale, il comune per, per questa cosa. Anche quest'anno nella presentazione della, del team, della macchina, me l'hanno fatta fare in piazza Duomo a Pietrasanta, perciò le ringrazio perché ci sono qua, per queste cose qua ci sono sempre. E gli stai ripagando, insomma, con, con i risultati, a parte qualche problemino qua e là, ma sono tutte cose risolvibili. Sono, sono situazioni legate a, al motorsport che Chiaramente. Vanno, vanno messe in considerazione. Assolutamente sì. Allora, io provo, so che è una domanda buttata lì che finirà nel nulla. C'è già qualche cosa? Si può dire già qualche cosa sui progetti futuri della prossima stagione? O è ancora troppo presto? Eh, siamo ancora troppo presto, perché stiamo valutando che cosa fare. In base anche ai nostri sponsor cosa decidono di, di fare, in base a, stiamo aspettando e siamo in attesa di ris nuove risposte da nuovi sponsor, nuovi partner. Perciò siamo in in valutazione di vedere cosa faremo il prossimo anno, chiaramente. Quindi pronti, sempre pronti a fare a prendere le, le direzioni giuste. però ancora di niente di no. oh, più, più che altro non si può dire più di tanto. Insomma, Giusto. mi sembra di capire <ride> che quando, quando, Vabbè, quando fanno così giustamente. Vuol dire che, che non si può. Anche perché parlare, magari parleresti troppo presto e. Magari esatto. Poi magari le cose non vanno, vanno come, come devono andare uno dice una cosa per un'altra. e Non sta vanno bene. Come, come devono. Una delle curiosità dette in apertura è che sei il più giovane pilota, a 16 anni, hai corso nella, nella NASCAR. NASCAR sì. Due parole su, su questa cosa. Ce le devi La assieme. NASCAR è, è un campionato molto particolare, eh, le auto sono differenti da, dalle auto GT. Sono un'auto completamente a sé, sembrano, assomigliano, se posso permettermi di dire questa cosa, a un camion con il volante. <ride> esatto. Vediamo con le il volante, le, 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 esatto. con il volante, le immagini. Sì, con, con, hanno un grosso volante, il cambio ad H, quattro marce, neste frontali. È una guida stile vecchio, stile proprio americano, è la classi, classica macchina posteriore. Camp... Sì, sono posteriori, Poi grandi, sono son delle barche, sono delle macchine 500 cavalli, 450 cavalli, eh, carburatori, V8, cioè proprio la classica macchina americana per, per eccellenza. Un bel campionato, però è quello che consiglio di mia esperienza è un campionato che fai a fine carriera, perché non è... Secondo me non è un campionato per i giovani, almeno che non vuoi puntare ad andare in America, cosa stra difficile perché no, certo. difficilmente ne ho visti uno solo andare in America in dieci anni di campionato. Non è la strada è da, da no. seguire, insomma, se, se, se vuoi da, arrivare no. chiaro. Eh, diamo anche qualche consiglio, magari a chi ha una mezza idea di come fare a Anche perché tu giusto fai anche il tutor sì, a tempo il, libero tutor e coach ai ragazzi in mm -hmm. Formula 4. Quindi uh, in, queste indicazioni sicuramente le trasmetterà kart, ai, suoi, cioè. ai suoi ragazzi e sì, ai suoi sì. allievi. Sì, sì, sicuro. No, no. Le consiglio sempre. Cioè Secondo me, la strada se hai budget la migliore dopo il kart è andare in Formula 4 oppure in GT come. Il campionato in cui ho partecipato è molto valido, è uscito dal carta è il Carrera Capitalia. Mm. Eh, penso che se hai il budget giusto, che non è il budget delle Formula 4, penso che lì puoi crescere molto. Perché i ragazzi della scholarship eh, ti riescono a far crescere molto. Può essere un'ottima un sì, strada, insomma. Eh, da, secondo da me, da seguire. è una delle migliori. Oh. Abbiamo parlato di kart, nel terzo blocco ripartiremo proprio dal kart, kart perché ci racconterai proprio come hai iniziato e come ti sei avvicinato a questo mondo. Come sempre, fermi sul divano, cinture di sicurezza allacciate, torniamo fra un minuto con Driver TV: Vendita e noleggio di auto nuove, usate, di importazione e a chilometri zero. Autotecnica la potete trovare a Torre Boldone in via Lombardia 57 oppure presso l'area di servizio IP Ossola Top Car in via Regione Nosere 12 a Domodossi. Garanzia ed assistenza post vendita, servizio pneumatici completo e controlli accurati su ogni vettura consegnata sono solamente alcuni dei servizi Autotecnica. Passione e qualità ti aspettano da Autotecnicar. Di nuovo in studio con Driver TV, siamo arrivati al nostro amato terzo senza blocco. Tuta. Il senza tuta, esattamente. Ad Alessio facciamo togliere la tuta adesso <ride> e ci facciamo raccontare, sembra che ha, ha qua 50 anni voi <ride> no in esatto, realtà no, bello. in <ride> realtà è giovanissimo. Però il curriculum di Alessio è ricchissimo, perché tu veramente hai già fatto un sacco di cose. È vero. Io voglio fare ancora un passo indietro, voglio proprio capire come ti è venuta la passione per il motorsport, come ti sei avvicinato al mondo del motorsport. Mi sono avvicinato che ero... Prima giocavo a pallone, era una cosa che non mi piaceva proprio. No. Ok. <ride> non facevo Strano, per me. di solito è non lo facevo sport per me più seguito. Dopo so ho iniziato ad andare a allenarmi in palestra, ma ero piccolino, avevo dieci anni per allenarmi. E andavo a scaricare l'attenzione certo, in palestra. Iniziavi. Ho conosciuto lì eh, diversi piloti, tra cui uno di questi un giorno, perché io mi ha portato e mi ha invitato a vedere i test Ferrari a Mugello. Vedevo questi test all'uscita del box c'erano dei go kart. Ho fatto una foto sopra questi go kart e ho detto così tante volte a mio papà e a mia mamma di farmi correre con questo go kart. E loro, sapendo che da piccolo, quando ero proprio piccolo, a 5 anni, eh, mio papà correva il motocross, mi ha fatto provare la motocross, ma non faceva Anche per me. E quello non era il tuo: non faceva per me. <ride> allora mio papà mi disse: Ma eh, c'hai paura di andare con, eh, con il go kart? Non, non lo facciamo. Eh, Invece, poi dopo sono riuscito ad andare e, subito dal primo momento, sono andato subito molto forte. Perciò, dopo da lì, ho iniziato tutto. Ho iniziato a correre con le carte, dalla 60, alla 125, fino ad arrivare un po' dopo la KZ. E dopo passare ho fatto quel piccolo passaggio in Formula Renault, mm -hmm. che poi dopo si è dovuto chiudere subito perché non budget no? quello è il non problema riuscivo di <ride> non riuscivo ad andare avanti non riuscivo ad andare avanti nel Formula perciò dopo poi mi sono orientato sulla Nascar sulla Porsche e così via Fa come sai, quelli più umili e quelli che no, poi ha fatto così. Sì. Dicono, no, dicono poco. Sì, e sì, in, tre, sì. in due secondi ha già chiuso, la, è già arrivato alla, alla GT. No, facci capire anche i vari passaggi, perché già col carta hai ottenuto dei risultati sì, importantissimi. Tenuto, sì, ottimi risultati subito dal da kart vincendo la Coppa Italia, vincendo le diverse aree eh. dei, dei campionati italiani. Sì. Sono Quindi da subito molto... hanno capito insomma, che c'era qualcosa. Sì, che c'era qualcosa che, che andava. Che avevano che, che andava stimolato, che andava là. No, infatti, anche i miei sponsor che mi sostengono mm. da tantissimo, la varia costruzione, GDS, impianti e la carrozzeria al diamante hanno subito, cioè, ci hanno creduto perché ormai è anni che, che mi sostengono, si parla di più di cinque anni. Perciò è anche grazie a loro che sono riuscito a salire no. avanti nel, nelle categorie. Niente nella... quindi ci deve essere sempre qualcuno che ci crede perché che ci crede, è fondamentale o hai qualcuno che ci crede che ti dà una mano o hai un grande portafoglio di famiglia <ride> e riesci ad anche andare avanti parte, da sola sì, anche parte. e riesci ad andare avanti da sola perché purtroppo è un mondo dove la maggior parte ok la bravura conta tanto ma conta anche quanto budget porti quanto budget hai Sì, il, pro il problema è che eh, ci sono tanti che hanno hanno la possibilità di avere tanto budget ma, ma non, sono, non sono fortissimi, cioè sono dei mediocri e è... chi solitamente è forte te, e te ha, ha budget, diciamo talento... così, è, fa molta più difficoltà a reperire i budget per poter spendere, per poter correre. Certo. Ovviamente eh, poi quando corri con gli altri, con le gomme nuove, te... Per, per risparmiare, magari usi le gomme usate e ovviamente i secondi o i decimi si, si vedono sulle differenze a fine, a fine gara, ovviamente. Chiaramente sì, si vede, poi eh, si fa fatica insomma, a stare al passo del, degli altri. Poi anche i test, nel senso che chi ha budget si può permettere magari per di fare sessioni di test, e come abbiamo sempre detto, più stai in macchina, più impari, più fai feeling con la macchina, e più vai forte naturalmente. Quindi non potendo fare test. Sali in gara e devi imparare ad adattarti alle, alle sensazioni che Giusto, percepisci. È vero, è quello che ho sempre fatto io. <ride> durante la gara, ho o durante fatto i, i testi nel circuito. Ci dicevi che il tuo amore è partito subito pista, 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 solo pista, rally e sì, altre no, cose? No, non, 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 non è proprio una cosa non. che ti ha mai, no, non eh, non è mai tratto. affascinato. Non mi mai affascinato a tratto, no. Sempre solo pista. Solo pista, quindi pista è, è così, c'è cioè chi, chi ama una cosa, chi ama l'altra. Ci sono degli aneddoti, c'è cioè l'aneddoto magari che ti rimane o la gara anche del kart o comunque le prime gare, una gara che ti è rimasta di più nel cuore, una, una situazione che, che ricordi con più piacere rispetto ad altre. Ma ancora, devo dirti la verità, no. No, no, deve ancora arrivare la gara, deve, deve ancora arrivare la gara, arrivare la gara che, deve, che ancora deve, ancora deve, ancora deve ancora arrivare. Beh, sei giovane giustamente è, è giusto che uno abbia non abbia ancora trovato la gara idilliaca che ti ha riempito il cuore. È vero. Tutte belle, tutte le vittorie sono belle, però quella che Quella che mi devo dire che ricordi, mi ricordo ancora non c'è. E altra domanda, curiosità mia personale, così giovane, come riesci a gestire la vita di un ragazzo così giovane con le trasferte, la gara, gli impegni, perché comunque immagino che, che sia molto impegnativo stare dietro a un programma come il tuo. Sì, eh, la gestisco in maniera molto, molto, cioè non sono quasi mai a casa, perciò anche amici eh, e robe certo. diventa difficile averle. ne ho uno che mi segue sempre che Martin, lui è sempre con me Ci cioè, salutiamo, lui... salutiamo. <ride> Ciao, lui è sempre con me a cioè, gare è sempre presente a fianco a me cioè, mm. come fa Uccio con Valentino Rossi esatto, è eh, vero eh, eh, domani chissà mai si che, si che ti segua eh, anche come ha fatto Uccio con Valentino magari. te lo auguriamo chiaramente Speriamo. il sogno per... no, anche perché scusami diventa difficile poi gestire le amicizie a casa con le gare, i sì. circuiti, no, si può creare sempre un, diciamo, un, un ambiente sì, familiare nel circuito capisco, con, eh. con gli amici, con i meccanici, cioè, essendo sempre in mezzo a queste cose qua purtroppo perdi le amicizie di quando sei giovane, quando sei, vivi nella tua città è ovviamente. Vero è una vita molto diversa eh, rispetto sì. alla, alla classica vita eh, di progetti non ne possiamo parlare no. quindi ti chiedo il sogno da qui a 4-5 anni dove Arribare ti vedi e a... cosa ti piacerebbe dove ti piacerebbe arrivare insomma? a farlo 24 ore di Le Mans immaginavo a farlo 24 ore di Le Mans questo è il, nostro, il mio sogno, il nostro obiettivo speriamo mai un giorno di riuscirci di riuscire ad, arri ad arrivarci quando, quando ci arriviamo non so dirtelo però questo è per cui, quello per cui lavoriamo Abbiamo avuto altri ospiti in passato nelle scorse edizioni degli anni di del Driver che avevano corso sì, e esatto. in effetti credo che sia un po' la gara, eh, per, per quanto riguarda la, la pista, la, pista, la gara, Formula 1 sì. e i rally, credo che sia la gara sì, più sì. affascinante. Penso proprio di sì, anche perché è una, è una gara iconica ah, sì, che sì. ha fatto la storia e poterci essere... Poi, la settimana della 24 ore di Le Mans è una settimana completa perché poi ci sono tutti diciamo, gli annessi collaterali alla gara che sono veramente eccezionali. Eh sì, ogni, ogni situazione, ogni sport, c'è cioè la Dakar chiaramente per chi ama il deserto e esatto. le situazioni, c'è il Monte Carlo, Monte Carlo la, la gara per le e le manso, ognuno ha il proprio, il, proprio... il proprio pallino. Abbiamo ancora pochi minuti, e ti facciamo salutare e ringraziare coloro che ti sono stati vicino fino adesso e che probabilmente ti staranno vicino anche da qui in avanti, e quindi ti, ti lasciamo lo spazio per farlo. Se, se appunto, devi salutare e ringraziare sì. qualcuno prima di chiudere. Ringrazio tutti i miei sponsor che mi hanno sostenuto quest'anno. La varia costruzione, come ho menzionato prima la GDS Impianti, la carrozzeria al Diamante, il Comune di Pietrasanta che c'è stato, la Print House per, le, per i vari adesivi. E ringrazio questa nuova collaborazione uscita da poco, da circa un mese, ma che già era in collaborazione con me con, con un altro nome. Vorrei ringraziare veramente di cuore Giordano e la u per quello che stiamo costruendo insieme, per quello che stiamo facendo per i progetti futuri e basta perché c'è un bel progettino sì, che non possiamo, svelare, chiaramente. Che non possiamo <ride> svelare che ti riguarda ma, anche personalmente ma, non sì. solo come pilota e quindi ti è auguriamo un in bocca al lupo ovviamente. Grazie. anche, anche perché ovviamente cioè, è giovane quindi sì, le corse però anche crearsi un futuro legato, già te lo stai creando come tutor e quindi hai una sorta di lavoro, ma anche un lavoro collaterale Vero. che ti possa permettere di, di avere una, una vita pseudo-normale, perché poi diventa un. L'essere eh, un pilota eh, ti, ti crea uno status, però ovviamente c'è anche la vita che bisogna andare avanti e, e cercare di gestirsela al meglio. Assolutamente, allora. ma mi sembra sul pezzissimo, quindi credo che non avrà problemi a gestire sia la parte da pilota che la parte da imprenditore, Torre. diciamo così, perché esatto. potrebbero arrivare delle cose interessanti da qui in avanti e ovviamente te lo auguriamo. Noi ti ringraziamo davvero per essere Grazie stato con noi, per eh... esserti fermato qui in, in zona Bergamo, Lombardia, esatto. Monza, e non essere tornato subito a casa. Grazie di Grazie cuore. Grazie a voi per l'ospitalità. Chissà, mai che ci si rivedrà ah. la prossima stagione a raccontare qualche gara Partieri, ancora, certo, ancora certo. meglio di, que di quest'anno. L'augurio è quello: di solito, driver, tocchiamoci. Non porta ci stanno parlando. quindi <ride> tocchiamo tutto quello che c'è da toccare. Porta bene, quindi ti auguriamo davvero tutto questo. Grazie. Prima di chiudere, anche noi andiamo a ricordare i nostri appuntamenti. Come sempre, dal giovedì sera in avanti, 19.45, orario abbiamo anticipato Sbattimo di un quarto, quarto d'ora. Quindi, il <ride> giovedì sera su La TV, canale 94 del Digitale Terrestre. Qualora non facciate in tempo a vederci in diretta il giovedì o con le repliche del venerdì, sabato e la domenica, poi tutte le puntate vengono postate sulla pagina Facebook Driver TV ed ovviamente sul canale eh, YouTube, YouTube Driver TV, oltre che sulla la pagina Instagram, Instagram Driver 94. Ricordiamo sempre, perché per noi è un onore, esatto. finire anche su Sky Dai. sabato sera, canale questa 229. settimana, sappiamo già l'orario. Dovrebbe essere intorno alle 22 circa, comunque ci siamo anche lì e... Portiamo avanti il nostro, il nostro nome anche su Sky. E quindi appuntamento come sempre alla prossima settimana. Grazie ancora Adesso grazie. per essere stato con noi. Grazie e grazie a, a tutti quanti voi per averci seguito. Buona serata a tutti quanti.